Ciao bimbi e ben ritrovati! Oggi è un giorno importante, è la festa del papà e per l'occasione Pira si è vestita da festa. E noi siamo qui a dedicargli due fantastiche letture, due storie, la prima dal titolo Il papà mangione, tratta da un libro di Pinin Carpi e parla di un papà che un giorno ha una gran fame. La seconda è la storia di Alphonse, un bimbo a cui piace costruire giochi con gli attrezzi e giocare con il suo papà. Un ringraziamento speciale a tutta la squadra di Orto Teatro, alla bibliotecaria Lea Del Negro e un grazie a tutti voi cari genitori. Un saluto a voi bimbi e tanti tanti auguri a tutti i papà. Ciao! Ma dove state andando? Vi state perdendo! Non vedete che è qua al teatro? Dai, forza! Entrate che cominciamo anche oggi con i racconti e le letture! Prego, da questa parte! Chiudiamo la porta! E ora apriamo le tende! Ecco qua! Benvenuti a tutti i bambini, a tutte le mamme, le nonne, i nonni, ma soprattutto benvenuti a tutti i papà! Prego, accomodatevi! Guardate se c'è posto anche oggi. Io intanto chiudo le tende. Sedetevi, sedetevi, forza! Avanti, avanti. Cos'è? Non trovate i vostri papà? Dai, sedetevi. Anna e Viola, no, il vostro papà è sul palco tra poco. Prego, prego, entrate. Prego, sedetevi. Eccoci qua, anche oggi io sono qua a darvi il benvenuto con tutto l'Orto Teatro e vi do il benvenuto da parte di tutto il comune di Prata di Pordenone, come vi ha già detto Katia, e anche dalla biblioteca, perché i racconti, i libri che noi raccontiamo, che noi leggiamo, sono libri con delle storie splendide, esattamente come i libri che trovate in biblioteca qui a Prata di Pordenone. Sapete che Lea vi aspetta sempre in biblioteca, eh? Quindi mi raccomando, andateci a prendere i libri. Oggi è una giornata particolare. Perché? Perché è la festa mia! Cioè, non solo mia, ma anche sua e... Insomma, è la festa di tutti i papà. E oggi abbiamo deciso di raccontarvi proprio delle storie che parlano di papà un po' speciali. Andiamo a cominciare? E allora bisogna andare sul palco. Buon divertimento! Eccoci pronti a cominciare. Per cominciare però volevo chiedervi una cosa. Nella vostra famiglia, chi è che mangia di più? Chi? La mamma o il papà? Mi sembra che quasi tutti voi, beh, proprio non tutti, avete risposto il papà. I papà di solito mangiano tantissimo in casa, proprio tanto, hanno sempre i papà una fame da lupi, già! Ed è per questo che adesso vi racconterò una storia che parla di un papà un po' particolare, il papà mangione. Oh, questa storia l'ha scritta uno scrittore fenomenale che si chiamava Pinin Carpi, di cui potete trovare i libri in biblioteca. E il papà mangione comincia così. C'era una volta un papà un po' mangione. Gli piaceva molto mangiare. Dovete sapere che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, andava al lavoro. E in una giornata di primavera, questo papà uscì dal lavoro con la sua valigetta e cominciò a camminare per tornare a casa. Era davvero una bella giornata, c'era il sole, c'era una brezza tiepidina. Il papà, per tornare a casa, doveva passare per i giardini pubblici. E così il papà mangione andò nei giardini pubblici, vide una bella panchina e pensò: che bella arietta di primavera! Proprio una bella arietta di primavera! Ma io, quasi quasi, siccome è presto, mi fermo qui a fare un piccolo pisolino. Appoggiò la valigetta,
si distese sulla panchina e si addormentò. Dopo circa un'oretta si svegliò e arrivò a casa e trovò sua moglie, la mamma, e i suoi due bambini. «Papà, sei arrivato finalmente! È ora di cena! La mamma ha fatto le tagliatelle con ragù!» «Le tagliatelle con ragù? Che bontà! Poi oggi ho una fame un po' particolare e allora presto mangiamo!» Il papà si mise seduto a tavola assieme ai suoi figli. Arrivò la mamma con queste tagliatelle al ragù che erano dentro una bella e grande zuppiera. I bambini erano tutti contenti, ma dovete sapere che non appena la mamma posò la zuppiera con dentro le tagliatelle con ragù, il papà infilò la testa dentro la zuppiera. E si mangiò tutte le tagliatelle con ragù. Non ne lasciò neanche un pochino. Pensate che leccò con la lingua la zuppiera. Tutte se le mangiò. Immaginatevi i bambini. I bambini rimasero a bocca aperta così. Ma papà, hai mangiato tutte le tagliatelle. E la moglie. Marito mio, non ne hai lasciato neanche un po' per noi. E il papà. Dovete scusarmi, moglie, bambini, vi prego perdonatemi, ma non lo so che cosa mi succede, è che oggi ho una fame, ma ho una fame, mi dispiace, ma c'è qualcos'altro da mangiare, vero? La moglie lo guardò e disse, ma certo, ho preparato un buonissimo spezzatino. E i bambini, sì, lo spezzatino, ci piace, poi abbiamo fame, fame, fame. La moglie andò di là e tornò e portò una pentola gigantesca piena di spezzatino buonissimo con anche le patate dentro. I bambini, lo spezzatino, lo spezzatino! La mamma mise la pentola in tavola, ma il papà sentì il profumo dello spezzatino e infilò la testa nella pentola e... Insomma, avete capito? Si mangiò anche tutto quanto lo spezzatino. I bambini lo guardarono. Papà, ma abbiamo fame anche noi! E la moglie. Marito mio, ma ti sembra il modo di comportarti? Ti sei mangiato anche tutto lo spezzatino? E il papà disse. Scusatemi, bambini. Scusa, moglie cara. Che oggi non so che cosa mi succede, ho una fame, ma una fame che non riesco a trattenermi, non mi era mai successo. E i bambini, e adesso che cosa mangiamo? E la moglie, già, e adesso che cosa mangiamo? E il papà, ho un'idea, proprio qua sotto abbiamo una bellissima trattoria. La trattoria dei mangioni, è il nome giusto, no? Per noi, soprattutto per me che oggi ho molta fame, facciamo una cosa, scendiamo e andiamo a mangiare alla trattoria dei mangioni. Sì, dissero i bambini. E la moglie disse, speriamo bene. E così si prepararono, si misero le giacche, si misero i vestiti migliori, scesero giù ed entrarono nella trattoria dei mangioni, che era una bellissima trattoria. Aveva le tovaglie bianche e rosse a quadratini e arrivò un cameriere che disse «Buongiorno, prego, accomodatevi, ecco, che cosa vi posso portare da mangiare?» E i bambini dissero, risotto, risotto, perché a quei bambini piaceva tantissimo il risotto. Risotto, risotto. E il papà disse, sì, ce ne porti, ci porti una bella zuppiera, con dentro 8 porzioni di risotto, anche se siamo in 4, E così il cameriere andò in cucina. E dopo circa una decina di minuti, un quarto d'ora, tornò con una zuppiera gigantesca piena di risotto. Ma già l'avrete capito. Non appena appoggiò la zuppiera sul tavolo, il papà si avvicinò e... Si mangiò anche tutto il risotto della trattoria dei mangioni.
La moglie lo guardava con tanto d'occhi, i bambini lo guardavano con le bocche aperte. E il papà, oh no, ho mangiato anche tutto il riso. I bambini, sì, tutto il riso. E la moglie, marito mio, oggi non ti riconosco più. E il papà, scusatemi, è che davvero non so che cosa mi succede, ho proprio tanta fame, ma tanta fame, ma tanta fame, cameriere! E vi fa del pollo arrosto? I bambini, sì, pollo arrosto! E la moglie, sì, speriamo bene. Ecco, allora ci porti 4 porzioni, no, anzi, 4 polli arrosti interi! E il cameriere sbalordito, perché anche se era la trattoria dei mangioni, non aveva mai visto qualcuno mangiare che così tanto. E successe quindi che il cameriere andò in cucina e tornò con 4 polli arrosto giganteschi. Li posò a tavola e il papà prese il suo pollo arrosto e se lo mangiò tutto. Intanto la moglie aveva cominciato a prendere il suo pollo arrosto, ci aveva staccato una piccola coscetta, ma il papà prese il pollo arrosto della moglie e i bambini cercavano di prendere le alette del pollo, ma il papà arrivò e si mangiò tutti i pollo arrosti. E poi si mangiò anche le posate. E poi si mangiò anche i piatti e anche i bicchieri e stava per mangiarsi anche la tovaglia. Immaginatevi i bambini come guardavano il papà e la moglie come guardava il papà con tanto d'occhi. E il papà mentre mangiava diceva scusatemi, non ho mai avuto una fame così, mai avuto una fame così. Dovete sapere che proprio vicino al tavolo del papà mangione c'era un altro tavolo, che normalmente in trattoria è così. E in questo tavolo c'era un signore, tutto vestito di rosso, con dei grandi baffi e con una bella cintura dorata. Il signore si alzò, andò vicino al papà mangione e disse: «Mi scusi, signore, potrebbe uscire un attimo con me dalla trattoria?» «Il papà, dalla trattoria? Dobbiamo uscire fuori?» «Sì, la prego, mi segua, poi capirà.» Il papà mangione uscì dalla trattoria insieme a questo signore tutto vestito di rosso. E dovete sapere che uscì anche la moglie e anche i bambini, stando un po' lontani per capire che cosa stava per accadere. Il signore con i grandi baffoni tirò fuori una frusta e schioccò la frusta. E sapete che cosa successe? La bocca del papà si aprì e dalla bocca venne fuori un leone. E l'uomo con la frusta: «Ah, cuccia! Su, avanti, vieni con me!» Un leone? Un leone? Ma certo! Ecco che cos'era successo! Dovete sapere che il papà, ve lo ricordate, era andato a fare il pisolino lì nei giardini pubblici, nel parco, e aveva dormito a bocca aperta. Nel frattempo, un leone era scappato dal circo e stava cercando un nascondiglio. Quel signore tutto vestito di rosso era il suo domatore e il domatore stava inseguendo il leone con tutti gli assistenti del circo e il leone era arrivato in quel parco e non sapendo dove nascondersi aveva visto quel papà con la bocca aperta e il leone per nascondersi ci si era infilato dentro. Per questo aveva fame il papà, perché in realtà aveva una fame da leone, cioè il leone che era dentro di lui si stava mangiando tutto. Comunque il leone uscì, il papà ringraziò il domatore che se ne andò col leone e tornò dentro da moglie e figli, ma la moglie disse: «No, guarda, senti, è meglio che non torniamo in questa trattoria, ho già pagato il conto.» E il papà disse: sì, ma voi avrete fame e non avete mangiato?» E i figli: «Sì, abbiamo fame, ma allora andiamo un pochino più in là che c'è la trattoria dei gatti.» Andarono tutti insieme alla trattoria dei gatti, che era una bellissima trattoria, e ordinarono da mangiare. E secondo voi il papà ordinò da mangiare? Ma certo che ordinò da mangiare, perché aveva fame. In fondo, tutte quelle cose non le aveva mangiate lui, le aveva mangiate il leone che era dentro di lui. E quindi ordinarono da mangiare. E sapete che cosa ordinarono da mangiare? Provate a dirlo. Cosa? Le patatine? E poi? E dopo?
Ma sì, avete ragione. Ordinarono proprio tutte queste cose che avete detto voi. Mangiarono tantissimo. Ma quello che mangiò più di tutti fu proprio il papà. In fondo, lui non aveva mangiato niente. Era stato il leone a mangiare tutto. E poi gliel'ho detto. Era proprio un papà mangione. Bella la storia del papà mangione, vero? Proprio così. Oggi però vi voglio raccontare anche una seconda storia. Questa storia l'ho trovata in un libro che ha qualche anno, ma è un libro per me bellissimo, come tanti libri che potete trovare in biblioteca. Questo si intitola Troppo forte, Alfons Åberg. Ed è la storia di un bambino a cui piace tantissimo giocare. Beh, gli piace giocare soprattutto con la cassetta degli attrezzi, perché a lui piace costruire delle cose, dei macchinari. Quindi gli piace prendere i chiodi, gli piace prendere il martello, gli piace prendere il metro per misurare. Un'altra cosa che gli piace è giocare con il suo papà. Ma non sempre il papà ha tempo per giocare con lui. Alle volte il papà ha altre cose da fare. Lavorare, ad esempio, leggere il giornale, perché anche il giornale è importante. Ogni tanto bisogna leggere anche quello. E quindi il papà non sempre può giocare con Alfons. Vi dirò anche un'altra cosa. Però il papà è molto attento. Di solito, quando Alfons chiede di poter prendere la cassetta degli attrezzi, il papà non è molto d'accordo, perché Alfons potrebbe farsi male. E soprattutto il papà ha paura di una cosa. Non vuole che Alfons usi la sega. Dice sempre, non usare la sega. Già, proprio così. Comunque, sarà meglio che cominci a leggervi questo libro, eh? Lo leggiamo insieme. Troppo forte, Alfons Åberg. Eccolo qui, Alfons Åberg, 5 anni. Due sono le cose che gli piacciono di più al mondo. La cosa più bella è giocare con i grandi. Ma papà non è sempre dell'idea di giocare. E al secondo posto c'è il ripostiglio, perché là dentro si trova la cassetta degli attrezzi di papà. Ma mai una volta ha avuto il permesso di prenderla in prestito. Il papà dice, no e poi no. Potresti farti male con la sega. Preferisco che giochi con Pussel. Pussel è il gatto di Alfons. Certi giorni però papà vuole essere lasciato in pace. Può darsi che abbia voglia di leggere il giornale oppure di guardare la TV. E non ha proprio tempo per Alfons. Ed è questo il momento per chiedere in prestito la cassetta degli attrezzi. Quando papà vuole essere lasciato in pace, non si interessa molto di ciò che un bambino combina. E oggi è uno di quei giorni. Papà sta leggendo il giornale. Papà, posso prendere la cassetta degli attrezzi? Dice il papà. E va bene, ma non toccare la sega. Certo, papà, la sega non la tocco. E allora Alfons, tutto contento, va a prendere la cassetta degli attrezzi e prende anche qualche asse di legno. Quanto pesano! Sta portando chiodi e chiodini e chiave inglese, martello e cacciavite e metro di legno e sega. E papà sta leggendo. Mi raccomando, Alfons, non toccare la sega. No, la sega non la tocco. Allora Alfons prende per primo il martello e pianta qualche chiodo. Pum, 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 pum. Papà, posso vero usare il martello? Certo, ma non usare la sega. Pum, pum, pum. La sega non la tocca Alfons. E poi si accorge che le assi non bastano e allora chiede al papà. Papà, posso prendere lo sgabello rotto che tanto non lo usi più? Il papà. E va bene, ma non toccare la sega.
Ma certo, papà. E Alfos va a prendere lo sgabello e la sega non la tocca. È arrivato il momento però adesso di prendere qualche misura. Papà, posso usare il metro di legno? E va bene, ma non toccare la sega. Alfos prende il metro di legno e inizia a misurare. La sega non la tocca. Ma che cosa sta costruendo Alfons Abe? Voi lo capite? A un certo punto Alfons riprende il martello e... Aia! Si colpisce il pollice e fa parecchio male. Ma Alfons rimane zitto, zitto. E non dice niente, altrimenti poi il papà si allarma e magari gli toglie tutto. Dovete sapere che dà un altro colpo e bisogna togliere un chiodo che si è storto. Papà, posso prendere la tenaglia? E va bene, ma non toccare la sega. Ma Alfons la sega non la prende. Prende la tenaglia e tira fuori il chiodo. Per molto tempo Alfons continua a martellare in silenzio e a lavorare. Pum, pum. Ma che strana cosa che sta venendo fuori. Secondo voi che cos'è? Un recinto? Oppure una piccola capanna? Eh? No, no. Finalmente è pronta. Papà, guarda cosa ho costruito! Papà però sta ancora leggendo il giornale. Da dietro il giornale dice... bello, bello. Ma la sega non la tocchi, vero? No, non la tocco, dice Alfons. Non ci arriverebbe alla sega ormai. Lui è troppo lontano perché, guardate, ha costruito un elicottero. Nella sua immaginazione, Alfons sorvola la giungla. È notte fonda, c'è chiaro di luna. Laggiù vede foreste misteriose e strani animali. Elefanti, tigri, palme. E Pussel si è trasformato in un leone. Sente frusciare il giornale di papà, ma lui continua la sua avventura. Guarda, aiuto! Sto per atterrare nella giungla e c'è un leone, mamma mia! Aiuto! Aiuto! Grida Alfons. Sono rimasto intrappolato e il leone mi mangerà. Mi serve la sega! Papà, devo usare la sega! Aiuto, sono intrappolato! E allora il papà alza lo sguardo dal suo giornale. Alfons, Alfons, ma che cosa hai fatto? Papà, ho costruito un elicottero e sono atterrato nella giungla. Ma sei rimasto intrappolato. Adesso come farai a uscire? Esclama il papà spaventato. E Alfons fa la faccia da furbetto e risponde. Papà, se mi passi la sega, segherò una via di uscita. No, la sega è pericolosa. Ma Alfons insiste perché è pericoloso. C'è anche il leone. Bisogna uscire dall'elicottero. Papà osserva l'elicottero e chiede. Senti, non è che mi faresti salire insieme a te sull'elicottero? Vogliamo via dal leone insieme? Ed è proprio questo che Alfons sperava più di tutto. Papà sale a bordo. Alfons fa il pilota. Finalmente sta giocando anche papà. Volano in alto e volano lontano. E nella loro immaginazione vedono un sacco di cose. Navi, automobili, aeroplani, nuvole. Volano a lungo, tanto a lungo, fino a che... È l'ora del telegiornale. Papà deve ritornare e atterrano nel salotto di casa. Papà scende dall'elicottero e dice... Aspetta un momento, Alfons, ti farò uscire. Fammi solo prendere la sega. Ma adesso è Alfons che grida. Ah no, papà, no e poi no. La sega no. Potresti farti male, papà. E io riesco benissimo a uscire da solo. Facevo soltanto finta di essere rimasto intrappolato. E guardate, Alfons esce dall'elicottero. Ed è felice perché il papà ha giocato con lui e ha pure potuto prendere in prestito la cassetta degli attrezzi.
E il papà non smette di ridere. Ci ero quasi cascato. Sei troppo forte, Alfons Haber. E con questa storia, io e tutto l'ortoteatro vi salutiamo in questa bellissima giornata, il giorno del papà. Certo, queste storie, come tutte le altre che abbiamo fatto per voi qui dal Teatro Pileo, le potete riascoltare e rivedere nel nostro sito, su YouTube di Orto Teatro, su Facebook di Orto Teatro. Andate a cercare anche tutte le altre, anche nella pagina Facebook del Teatro Pileo. Quindi vi salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio a tutti quanti e mi raccomando, vi aspettiamo alle prossime storie. Ciao!